Dunque, si sente così anche fuori. Ma non lo so se fuori si sente così, si sente in maniera strana qui dentro. Sente bene? Beh, di voi. E allora, va bene, fa niente. Allora, dunque, c'è uno strano rapporto tra un certo tipo di musica e altri tipi di musica, perché uno scopre, per esempio, pur essendo nato a Modena e vissuto, di essere un tanghero, non un tanghero, un tanghero. E ci sono certi motivi, perché il tango, come noto, non è soltanto una musica, è una Weltanschauung, è una filosofia della vita. E io vorrei fare un piccolo esperimento così, fare cantare al bravissimo Juan Carlos Flaco e Norbert Biondini. Io non capisco Pizarro. Perché poi i sudamericani hanno 6.000 nomi, noi abbiamo due, loro abbiamo dei 600, questo è un altro discorso, insomma. Juan Carlos Pistolero, Biondini, fa niente. Allora, apriamo una piccola parentesi, intanto io fumo alla vostra salute, naturalmente. Ma si può fumare, Ah, ma non la fumo mica. Una milonga, la musica è di Piazzolla. Certo, la musica è di Astor Piazzolla, che è un grande tanghero argentino, bravo, bravo. Le parole sono di un mio amico, un Giorgio Luigi Borghese. Scrittore argentino di grande iniziativa e molto bravo, che scrive delle cose molto belle e anche ha scritto alcuni versi che si chiama Per le sei corde e sono tutte milongas dedicate ai vari guapos di questa città incredibile che era Buenos Aires, che era curiosamente per esempio un rione che si chiama Palermo. Io non ho mai capito perché. Perché il pilota di quello che lo... Vabbè, io abito in Cirenaica che a Bologna, non ho mai capito perché, comunque fa niente. Allora, questa milonga è dedicata a uno di questi guapos argentini della fine del secolo scorso, che si chiama Don Nicanor Paredes. Don Nicanor Paredes era uno, cioè uno che passava di lì, ed era uno di quelli cattivi, proprio di quelli tremendi, e Borges, che è un vecchio mitomero, insomma, gli ha molto queste mitologie del coltello, eccetera, mitero, eccetera. Un mitero. Ecco, facciamo eseguire a Flaco, facciamo eseguire, se poi ne ha voglia, anzi se non ne ha voglia gli spacchiamo la chitarra in bocca. Questa milonga, musica di Piazzolla, parole di Borges, io ci ho pensato un momento, cioè c'è anche una mia collaborazione nel senso, ho detto, ma mi piace molto. Io ho due lettere autografe di Borges di Piazzolla, ho detto, ah, grazie che lei ha apprezzato la nostra canzoncina. Allora, ecco, dopo questa milonga, uno scopre di essere un milonghiero. Supponiamo che una canzone faccia per me, più o meno così, di nascita. A te però piace più Flaco come chitarrista, perché la mia chitarra è sempre bassissima. La... Beh, è giusto. Cioè, è giusto anche questo. Supponiamo che una canzone faccia così. Questo che tempo è? Tartinato. Lo sento da oltre il muro. Che ogni suono fa passare, l'odore è quasi povero di roba da mangiare. Ecco, cambiamo invece completamente atmosfera e facciamo invece questa atmosfera di milonga. Poniamo invece questo pensionato, invece di essere vissuto in via Paolo Fabbri, si è vissuto in via Paul Favres. Paolo, come dicono gli argentini, come dicono gli argentini. Debbie, la prossima volta che... E allora, supponiamo invece una cosa del genere. E salta fuori una canzone veramente milonghiera, perché le cose si fanno e poi lo spirito che c'è dentro le scopre la gente, non lo scopre mai chi le ha fatte. Allora, adesso dobbiamo spezzare... La tragica sequela di Milonga. Aspettamente a Milongherà. Dobbiamo spezzare la tragica sequela di canzoni tragiche con una canzoncina che io dico tutte le volte da 14 anni, che è la prima volta che faccio le dame, e sono 14 volte che la faccio inesorabilmente alle dame. Questa canzone è una delle canzoni più serie che abbia mai scritto e voglio dedicarla naturalmente a Shirley, perché mi sembra una canzone che compenetri questo spirito. Tu mi capisci, no? Se canto questa canzone, chiaramente. Quindi è dedicata a ustedes. È una canzone, ripeto, che sono 14 anni che vado dicendo che è la prima volta che la canto qua. E quindi è una canzone che tutti voi probabilmente ben conoscete. Questa canzone si chiama, adesso sento da, così quante volte l'ho cantata, si chiama I Fichi.
Beh, insomma, diciamo un 10%. Lei, signore, conosce i fichi? No, beato lei. Lei, signore, conosce i fichi? Beh, insomma, siamo già delle grandi persone. Mi sembra di essere quell'imbecille che fa premiatissima la legge prima. Lei, signore, conosce i fichi? Lei sì che la conosce, perché è venuto mille volte qua dentro, non glielo chiedo neanche. Lei, signore, conosce i fichi? No. Stavo per dire, guarda, mi sono voltato 6 volte e tutte le volte stavo per dire, lei è quel signore che assomiglia a Feltrinelli. Ci sono 320 persone questa sera che somigliano a Feltrinelli. Adesso non vorrei fare nomi. No, lei è inutile in faccia così, che è uno di quelli che ci somiglia meno. I fichi è una delle mie più grandiose composizioni. I fichi, per essere composta, ha richiesto 2 anni e 2 decimi. Ci sono dei giorni in cui uno si alza la mattina e si guarda attorno, anche se magari tutto gli va anche abbastanza bene, compresi i fichi, voglio dire. Però ci sono ogni giorno nostro, è fatto di diciamo, 100 cose tranquille, serie, prese, sicure, capibili, e 420 cose che, ma sono lì e non si capisce bene cosa sia. E allora possono nascere canzoni anche di questo tipo, che uno si alza e dice, ma che cosa c'è in fondo a questa giornata? Cosa arriva a me in fondo dopo questa giornata, quest'oggi? Soprattutto se supponiamo la giornata, e la canzone è nata in un giorno strano, il 1 novembre, al di là del fatto che il 1 novembre sia la data che tutti noi ben sappiamo, ma il 1 novembre è una festa che non è festa, insomma, no? Uno dice, ma il 1 maggio è festa, il 1 novembre non si sa bene se è festa o non è festa, che festa sia, è una mezza festa. Non si sa se andare al cimitero o andare al cinema, cioè è una festa che porta un po' sfiga. Cioè. E possono nascere canzoni di questo genere, però. E poi uno ci arriva alla fine di quella giornata, lei, grazie a Flacco, non c'è bisogno. E poi comincia invece la serata, e uno si aspetta la notte davanti e si chiede cosa c'è in fondo a questa notte che sta per arrivare. Perché uno si chiede sempre cosa c'è alla fine di una cosa, no? E poi magari la notte passa, e quando la notte sta per passare, e uno si chiede ma cosa c'è proprio in fondo, cioè là in fondo, e non si osa neanche dire là in fondo dove, ma lo sappiamo dove, e là in fondo cosa c'è, insomma. E nascono canzoni di questo genere, che non sono canzoni particolarmente sfigate, voglio dire. Anzi, sono canzoni così, quotidiane, c'è il momento dei fichi e il momento di questa canzone invece che si chiama In fondo in fondo. La canzone è nuovissima, quindi magari io e Flacco non riusciremo neanche a suonarla bene. L'ora si fa tardissima. Allora, diciamo prima che io ho avuto questi 3 maestri fondamentali, che sono stati questo Celestino, quello che mi ha fatto la chitarra, e poi la Debbie Cooperman che nega, si nasconde e si vergogna, non vedo perché, e Flacco che invece non si vergogna, praticamente dato che è qui in cima gli cazzo. Vergogna anch'io. Si vergogna anche lui. Allora, Flacco, essendo come noto argentino, mi ha insegnato alcune musichette di quella simpatica regione, e vorremmo questa sera, qua succede un casino orrendo perché non le so suonare bene, poi sono dei tempi strani, tutti pistolati, tutti battuti, insomma. Io faccio già fatica a fare il difficile e astuto 3/4 dei fichi, già pistolare, per esempio, ecco, noi stiamo per eseguire, voi non lo sapete, ma vi aspetterà una chacarera. Ora, la chacarera, come genere musicale, sfugge ai più dell'Emilia Romagna, per non dire quelli della Lombardia, o del Lombardo-Veneto, o del Piemonte. Pare che la chacarera sia una musichetta, anche una danza, nata fra i gauchos dell'Argentina. Adesso i gauchos non esistono ovviamente più, sono stati colonizzati. Io come sono? Sei un gaucho, Flacco, No, perché prima c'erano i gaucho, poi è arrivato Visentini che li ha tassati tutti. Sono diventati tutti usceri del ministero dell'Argentina. Fa niente. Queste canzoni antiche, questa canzone è una danza, una canzone si chiama Chacarera. Perché Chacarera? Io ho indagato. Perché i gaucho, cioè in questi ranchos lontani della Pampa, un casino, cioè il posto più vicino era a 626 km,
e non erano neanche i 600, erano i 26, che uno arrivava là stremato, i 600 diceva quasi ne manca, 26 basta, torno a casa, capisci? E questi rinunciavano a andare, come si dice, nel mondo, nelle mondanità, a vivere. E allora erano sempre là, questi 5, 6, 10 gauchos. Non avevano, tolto qualche raro e nobile esempio, dei rapporti erotici intensissimi fra gaucho e gaucho, insomma, voi capite. Soprattutto, non è neanche tanto, perché loro si amavano anche, che si impigliavano orrendamente negli speroni. Quindi c'era un impedimento, voglio dire, tecnico, i loro amori, capisci? Quindi erano molto attenti, insomma, poi drizzavano dei coltelli orrendi di qua e di là. E quindi l'unica cosa che facevano, si raccontavano delle storie di questi gaucho, quindi chiacchieravano, come si dice, ciacaravano, ecco la ciacarera. Cioè questa è la mia teoria, quella di Flaco è diversa. La ciacarera per i ciacareveni, insomma, così. Fa niente. Allora, questa ciacarera, che è molto bella, che stiamo per eseguire con molta vergüenza de mi e con Flaco non ne frega niente, perché lui che è uno di quelli che abita fra il 600 e il 626, quindi ha un culo, no? Parla di una cosa stranissima. C'è un locale che si chiama il 55, il 55, e questo locale potrebbe essere benissimo l'Osteria delle Dame. Ecco, allora supponiamo che questa canzone, invece che essere nata per il 55, cioè al 55, sia nata per alle dame, all'Osteria delle Dame. È pieno di gente stranissima, insomma. Al 55 dice, c'è la ciacarera, che ci fa, così fa, tutta la notte un casino, insomma, praticamente. O no? Non è così? Sì, è cazzo, così. Sei tu l'esperto, io non c'entro niente. È così, eh? Tu sei il signor Pistolanti, io sono il signor Mike, tu sei il signor Pistolanti. No, il signor Mike neanche, per l'amor di Dio. Allora, questa canzone è una canzone per i Biascianò. Ecco, la meraviglia è trovare una canzone proprio identica di contenuto ai Biascianò. I Biascianò sono contenuti tutti in questo locale, si chiama il 55. In questo 55 ci sono strani personaggi, i cantori, quelli che cantano, ci sono i coccheros sono quelli che adoperano il cocchio, se passa poi ve ne racconto un'altra. No, quelli della Coca-Cola forse. Ecco, quelli della Coca-Cola suggerisco. I coccheros sono quelli che bevono molta Coca-Cola, in queste notti argentine c'è un consumo orrendo, dico. Per cui la tradizione popolare identifica i bevitori di Coca-Cola per i cantori, per i Coca-Coleros, i Coqueros, che sono, cioè, abbreviato, perché Coca-Coleros non ci stava. E dice, questa canzone, questa ciacarera va per i cantori, per i Coca-Coleros, per quelli che sono ardenti, che fanno fiorire, fanno sbocciare fiori sui banchi dei bar. E è nata dal grido, dice questa canzone, dei chitarristi, che vene di vino fioriscano loro nelle gole, che mi sembra un'immagine meravigliosa, che vene di vino fioriscano loro. Questa canzone, insomma, è una canzone di Biascianò, quindi direi che è una canzone tutto sommato bolognese, che io provo modestamente, adesso mi fai provare, no, un momento. Più lento, però. No, questo è il tempo, ah, non preoccuparti. Perché mi fai insegnare dei tempi impossibili? Dopo ti voglio vedere, te che fai tanto la spirito. Puoi andare. Sì? Puoi andare. Siamo? Vai. Dai. Se va la primera, dai. Il tempo me lo dai tu. Se va la primera. Dato che ho sentito gridare, bravo Flaco, voglio punire. Voglio. Vorrei. Un cavallo nero e due speroni d'argento per inseguire la vita che mi sfugge. Dunque, stiamo arrivati praticamente alla fine, noi stiamo mettendo d'accordo, come vedete, l'ora è tardissima. Oh, come tardi. Si rendono meno tutti il repertorio. Anzi, abbiamo fatto di più. Abbiamo fatto anche di più. Vai. Ah.
faremo salutare adesso questo gentile, caloroso e innevato pubblico con una canzone che si adatta a tutte le circostanze, che io suono da almeno 25 anni, però sfiga però mi piace ancora. Gentili signori e signori, grazie per aver studiato a Bingo Ring. Sono stravolto da Bingo Ring. Io sogno coniglietti che mi portano cartoline immonde delle tombole del resto del carrino. E signori belli e distinti con una gardenia qui all'occhiello che mi fanno intortare dei maschi orrendi in piazza mercanzia dicendo provi signorina a me, sì, sono gli incubi. Provi signorina e dice lei passa il turno se riesce a mettergli un dito al capito. E non ci riesce nessuno, sono trappole orrende, io sogno queste trappole e quindi mi ritiro in queste mie canzoncine poi, e dico, no pensate, voglio dire, la gente del culo, uno per esempio nasce Gerolamo Pistolazzi, dice ma chi è Gerolamo Pistolazzi? Non è nato Pippo Baudo, ha un culo della Madonna. Ringraziamo tutti per la inconsueta bontà dimostrata nei nostri confronti. È ovvio che due miseri chitarristi, anzi un grande chitarrista e un misero chitarrista, possono fare quello che possono. È ovvio che se ci fosse stato il gruppo sarebbe stato molto meglio. Quindi l'appuntamento è fra 20 anni in Piazza Maggiore a Bologna. Grazie di tutto, scusate del disturbo e arrivederci fra 20 anni in Piazza Maggiore a Bologna. Ciao!